più bel ricordo del mondiale sicuramente il gol di Bonansea contro l'Australia, perché abbiamo ribaltato una partita difficilissima e sono state emozioni uniche, e sicuramente ricordo tantissimo anche il gol contro la Cina. Il ricordo più bello è la doppietta segnata partendo dalla panchina contro la Giamaica. È stato veramente emozionante segnare questi due gol. Il più bel ricordo che ho del mondiale sicuramente per me è stato il passaggio del turno agli ottavi e poi ai quarti. Beh, il ricordo più bello sono i 10 secondi del countdown prima della prima partita. Sono stati il momento più emozionante in assoluto. Penso che l'episodio più curioso sia quello che quando ero al mare tranquilla arrivava la persona a chiedermi gli autografi e le foto anche mentre dormivo sotto l'ombrellone. In vacanza a Mykonos con tutto il mio gruppo di amiche abbiamo incontrato i tifosi del mondiale e ci hanno offerto tutti insieme questa gita in barca. Beh, ce ne sono stati tanti di episodi curiosi, soprattutto quello che mi ha impressionato di più è stato i tanti bambini che mi hanno chiesto cosa avessi provato durante le partite. L'episodio più curioso non saprei, però sicuramente andare per le strade e trovare tantissime persone che ti riconoscono, che per noi è assolutamente impensabile, e trovare addirittura dei tifosi a Santo Domingo. Il messaggio più originale l'ho ricevuto da una persona anziana dove mi ha scritto: sono felice per quello che avete fatto e sono contento che mi avete fatto riappassionare al calcio. Il messaggio più originale è da parte di una ragazzina piccola, 6-7 anni, che mi ha scritto che ha seguito ogni minimo spostamento della nazionale e che si è appassionata così tanto da chiedere ai propri genitori di iniziare di giocare a calcio. Non ho ricevuto proprio un messaggio originale, ma ho ricevuto un mazzo di rose rosse da uno sconosciuto. E penso il più originale è stato la proposta di matrimonio, che mi hanno detto: ti porto la colazione a letto tutte le mattine e ti ricoverno i piatti. Il mondiale lascia un'eredità enorme per tutto il movimento e siamo consapevoli del grande passo che abbiamo fatto. E sicuramente abbiamo aperto tante strade anche alle ragazze più piccole che vogliono seguire i loro sogni. Lascia un sacco di eredità, soprattutto tutte le sensazioni che ho provato, me le porto in tutti i giorni e sia gioia che dolore cerco di viverle a pieno. Il mondiale mi ha lasciato tante sensazioni positive e soprattutto mi ha fatto crescere come atleta e come persona. Beh, il mondiale lascia un'esperienza incredibile e una consapevolezza di aver fatto veramente qualcosa di grande. Sì, sono prontissima e non vediamo già l'ora di iniziare queste partite di qualificazioni. Prontissima, siamo già qua per allenarci e fare il nostro meglio. Assolutamente sì, sono pronta e non vediamo l'ora di giocare la prossima partita. Assolutamente pronta a ripartire e adesso abbiamo un europeo, quindi testa lì e avanti tutta.